Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'ustione chimica. L'ustione chimica è una lesione cutanea causata dall'esposizione ai prodotti chimici corrosivi o irritanti. I sintomi dell'ustione chimica possono variare in base alla gravità dell'esposizione e al tipo di sostanza chimica coinvolta, ma possono includere i seguenti. Dolore. L'ustione chimica spesso provoca dolore immediato nella zona colpita. Il dolore può variare da lieve a grave, a seconda della gravità dell'ustione e del tipo di sostanza chimica coinvolta. Rossore. L'area interessata può diventare rossa o arrossata a causa dell'infiammazione della pelle. Gonfiore. Il gonfiore è comune nelle ustioni chimiche e può accompagnare il rossore. Bolle o vesciche. In alcune ustioni chimiche possono svilupparsi bolle o vesciche sulla pelle. Queste bolle possono contenere fluidi chiari o sanguinolenti. Formicoli o intorpidimento. Alcune ustioni chimiche possono causare sensazioni di formicolio o intorpidimento nell'area colpita. Cambiamenti nella pelle. L'ustione chimica può causare cambiamenti permanenti nella pelle, come cicatrici o ipopigmentazione, pelle più chiara, o iperpigmentazione, pelle più scura, nell'area interessata. Ulcerazioni o necrosi. In casi gravi di ustioni chimiche, la pelle può ulcerarsi, aprirsi, o può verificarsi la necrosi dei tessuti, causando la morte delle cellule cutanee. Problemi respiratori o oculari. Se la sostanza chimica coinvolta è stata inalata o ha colpito gli occhi, possono verificarsi sintomi come difficoltà respiratorie, tosse, irritazione delle vie respiratorie, arrossamento degli occhi, dolore o perdita di visione. Shock. In casi di ustioni chimiche gravi o di esposizione a sostanze altamente corrosive, può verificarsi uno stato di shock, caratterizzato da segni come confusione, pallore, sudorazione e frequenza cardiaca elevata. Complicazioni sistemiche. Alcune ustioni chimiche possono causare danni ai tessuti sottostanti e all'interno del corpo, portando a complicazioni come infezioni, intossicazioni o danni agli organi. È importante notare che le ustioni chimiche possono essere molto gravi e richiedono una valutazione medica immediata. Se sospetti di aver subito un'ustione chimica, è fondamentale lavare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua per almeno 15-20 minuti, se possibile, e poi cercare assistenza medica. Il trattamento dell'ustione chimica dipende dalla sostanza coinvolta e dalla gravità dell'ustione, ma può includere il lavaggio continuo dell'area, la somministrazione di antidoti specifici o la gestione delle complicazioni. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata. We'll be right back.